bella ragazzi, bentornati sempre qui su B2 Square Gaming, bentrovati, bentornati, siamo in programmazione estiva, quindi aspettatevi un po' meno video, andatevi a vedere video di StarCraft, un po' di retro gaming. Non a tutti piace la strategia in tempo reale, però, cioè, devo dire, è uno dei miei giochi, cioè, una delle mie, dei miei tipi di giochi che, insomma, in certi momenti ci nerdo su parecchio. Come al solito, se vi siete persi i B-Square Gaming, basta che andate, che scriviate B-Square Red Gaming, lo dico come si scrive sul vostro motore di ricerca, e siamo il primo risultato. Fateci sapere se vi vanno bene i video, se avete qualche suggerimento, mi raccomando, droppatelo giù. Un ringraziamento va appunto a tutti quelli che lasciano commenti, che ci danno suggerimenti e che permettono a questo canale di giorno in giorno di diventare una sorta di community, un po' meno un canale come ce ne sono mille altri. Non so, mi fanno schifo tutte e due le mappe, però vabbè, facciamo questo Lakeside. L'altro giorno vi dovrei già aver caricato un video col centro, quindi insomma spaziamo un po', finalmente diversi. Vediamo se c'è qualcosa di utile. Munizioni meno costose, no. Lì, secondo me il più utile è quello delle... come si chiama, delle protezioni a basso costo, che quelle può essere utile, perché a quel punto puoi farlo anche senza Molotov. Allora, a me fa sempre iniziare solitamente dentro la casa, a parte due o tre video, quindi sono curioso di vedere se mi fa iniziare dentro la casa o dietro quella specie di camper. Non so cosa sia meglio, francamente. Quella prima cosa che cercherò di fare è andare a prendere il bastone, se ce la faccio, se ce la faccio. Per il momento... sono sempre stato fortunato sotto questo aspetto, questo punto di vista, però non so se okay, dalla casa, che è ancora più difficile. Sperando di arrivarci prima. Dai, quando smette... Merda. Adesso il problema è anche trovare... Il problema è anche trovare, come si chiama, lo scotch. E ancora non lo posso fare. Non lo so, ragazzi, io ho un po' paura in... è una cosa che odio di questo... Oh merda. Ecco, scusate ragazzi, ho voluto fare il di più. Porca la miseria, è questo quello che voglio evitare. Come al solito ho perso il bastone, quindi è una cosa che mi fa imbestialire a livelli pro. Okay. Forse dovevo passare dietro, sì, dovevo cambiare strategia. Però, cioè, mi sembrava arrivassero. Sì, oh, mi fai rientrare o no? 3, 2, 1, vai. Muoviamoci. Ecco, adesso senza bastone sarà un bel puttanaio. Bomba armata, attenzione. Cioè, certo, anche se non la lasci bella visibile lì, forse è meglio, no? Bene, ragazzi, io senza bastone mi sento un po' come i bimbi sperduti. Soprattutto se considerate che la maggior parte delle mie kill sono fatte col bastone, perché è l'unica cosa efficace, secondo me, dal punto di vista del corpo a corpo, e perché con un... No, ancora Cribio, ma allora sono un coglione. Muoviamoci. Sono a terra. Ma dove sono? Aspetta, ti ricucio io. Sei a posto. A me, ragazzi, serve che, porca la miseria, mi facciate prendere del nastro adesivo. Cos'è il nastro? Le lame. Okay, porca vacca. Qui state attenti, ragazzi, perché è pieno di... Occhi aperti. Qui, ragazzi, basta una Molotov. Muoviamoci. Però non va bene così, fatto così. Dai, non va bene così. Ho finito, muoviamoci. Ok, fatto. Oh mio Dio, quando fa così e si incastra. Mi hanno colpito!
Rito! Petro. Prova a rialzarti. Ok, sono tutti di lì, quindi io direi che me ne vado di qua, scusate se ho fatto così, ma non me l'aspettavo mi venissero... cioè, che mi venivano alle spalle. Qui sembra tutto libero. Sembrano non esserci bombe. Ancora. Ok, ci sono. Dai, 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 dai. Ok. Mi serve un minuto. Un minuto. Tra l'altro sono tutti dei mega rulloni, tranne il sottoscritto che non ha ancora fatto una kill. Ho finito. Finito. Muoviamo. Ma dove cavolo sono? Finito. Muoviamoci. Oh, cacchio. No, non volevo finirla. Ma... Presi. Scappa, scappa, faccia di merda. Sono nella tana del nemico, ragazzi. Quindi qua potrebbero esserci tranquillamente dei cacciatori e non ho abbastanza udito per vederli, quindi... Sono nella parte sbagliata della mappa, se sono tutti di là vuol dire... Vuol dire un cacchio, mi sembra... Se non trovo il tipo solitario che si è passato in svantaggio, grazie capitano ovvio. Tostato. Oh ma ragazzi, ma io lo sapete che non... Come cazzo sono? Bomba piazzata! Bomba armata, attenzione! Ok, ci sono! Allora, ma dove sono, ragazzi? Io... Finito, muoviamoci! Finito, andiamo! Qui ci posso stare o... Allora, qui c'era qualcuno. Un attimo. Finito, muoviamoci. Io non capisco dove cavolo sono, ragazzi, eh. Ho finito, muoviamoci. Che poi per quanto ne so, esatto, potrebbero essere anche qua dietro. Bomba in buca. Oh, boia de. Beccati questo. Steso.
Allora, dobbiamo stare belli fermi. C'è un altro là. Sta cercando di fare il giro. Centro. Bravo. Bravissimo. Ottimo. Bravissimo. Mamma, se rullano a bestia. Allora, andiamo qua dove ho lasciato un po' di pezzi. Ho lasciato anche ste cose qua. Allora, andiamo qua dentro a craftarcela. Allora, questo sicuramente, una di queste, e vai. Ok. Sei a terra? Ci penso io. Chi ha osato a... Sei a posto. Sì. Porca la miseria, porca la miseria. Ragazzi, ma sono veramente dei rulloni. Allora, sono veramente dei rulloni, perché... No, l'avevo preso prima io, ma non è vero. Questo sono io che mi fisso nel volerli rincorrere. Invece devi usare la Molotov, anche se insomma può... Allora, questo direi di blindarci proprio in seduta stante. Allora, i tipi mi sa che sono là in fondo. Però... direi di craftarci immediatamente sta roba qua. Poi andiamo a prendere altri pezzi là in fondo. Comodo l'andata. E facciamo anche questa. Finito. Andiamo. Mi serve un minuto. Ok, fatto. Bomba innescata. In guardia. Ok, andiamo giù perché secondo me c'è qualcuno qua giù. Ragazzi, c'era una bomba, l'avete sentita? Quel rumore... solitamente è una bomba. Cioè, o meglio, siamo in prossimità di una bomba. Sono rimasti in pochi. Abbattiamoli! Sono rimasti in pochi, ma sto pesce proprio. Finito, andiamo. Allora, andiamo qua dentro, nella speranza che non sia già il rifugio di qualche bella... di qualche bel signorino. Andiamo. Direi di no. Ora l'unica cosa che mi resta da capire è dove sono tutti. Ok, fatto. Ok, attenti che c'è la bomba. Uno è andato. Cacciatore in meno. Ok, allora,
Stiamo ben attenti perché questa è una zona critica, come anche quella di là, quindi... Ok, quindi direi... Questa... Non sapevo che fosse così buona per piazzare una bomba. Però direi che mi è piaciuto, quindi anch'io faccio così. Questa è mia, no? Sì. Ok, adesso mi resta di capire dove cavolo sono andati tutti quanti. Stiamo attenti perché, se non ricordo male, c'è anche della gente che ha dei fucili da precisione non indifferenti, eh. Vorrei sapere chi cazzo è stato. Vorrei sapere chi minchia è stato. Da sopra, eh. Sono finiti, pratica archivia. No, morti così. Ragazzi, ma sto giocando con dei rulloni, boh. Non c'è quasi divertimento. Comunque bravo Nightgatted e gli avversari che ne hanno fatti fuori 10. Quindi non mi resta che darvi appuntamento alla prossima. Scusate se il video è un po' sottotono, però sono talmente concentrato, sono dei rulloni pazzeschi. Va bene ragazzi, alla prossima, ciao!